Ciao a tutte, oggi facciamo video richiesta. Questo sarà il video per la nail art di mosaico, questa che ho anche io sulle unghie. Allora, si possono scegliere vari colori, io ne ho scelti 4, potete metterne anche di più, di meno, come volete voi. Questo è a piacimento la scelta dei colori. Allora, pennellino piccolino, qui abbiamo un'unghia particolarmente lunga, di solito sono un po' più corte, quindi iniziamo con l'applicare il colore. Potete fare dei rettangoli, potete fare del disegno astratto, questo è a piacimento, come meglio credete. Non c'è una regola fissa per fare questo lavoro. Io ho cominciato così. Fermiamo il colore un attimo. Proseguiamo con un altro colore, possiamo metterci il verde. Possiamo fare così adesso. Non importa se i contorni non sono ben avvicinati perché poi andremo a fare le linee con il gel foil dove poi applicheremo il foglietto. Vicine, ma se lasciate anche 1 mm non importa perché tanto poi andiamo a fare quel lavoro. Quindi bisogna proseguire per tutta l'unghia facendo una sorta di mosaico di puzzle. Eccoci, dopo aver fatto tutte le varie parti come meglio preferite, triangolini, rettangoli, le forme che più vi piacciono, andiamo a fare il contorno con il gel foil, questo con il suo fogliettino, andiamo a fare tutti i contorni. Ok, abbiamo fatto il contorno di tutti i vari elementi che compongono la nail art. Adesso andiamo in lampada. Aspettiamo che catalizzi un po' il gel foil, dipende anche dalla vostra lampada. Io la CCFL faccio dai 10 ai 20 secondi, dipende se ne ho messo di più o di meno, però siamo lì come quantitativo di tempo. Ok. Adesso andiamo ad applicare il nostro foglietto. Si è incollato anche sul patafix. Ok, fatto tutto e andiamo a lucidare. Allora, così poi si vede un po' meglio. Come avete visto, non è difficile e complicata come decorazione. È anche bella da vedere, bella colorata. Mi mettiamo in lampada, aspettiamo che catalizzi e poi vediamo il risultato. Ok, abbiamo finito di catalizzare, ora sgrassiamo.
E questo è il lavoro finito. Eccoci qua. Spero vi sia stato utile. Al prossimo video. Ciao!